Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare dei pendenti per i nostri gioielli con le letterine di questo stampino. Utilizzerò la resina UV. Quello che andremo a realizzare sono appunto dei charm con letterina che possono essere utilizzati per i braccialetti, per orecchini, collane, ma anche per essere poi incorporati in altre cose con la resina, in altri oggetti con la resina. Ad esempio, si possono fare delle letterine che poi possiamo appunto inserire all'interno di un'altra creazione. Insomma, le possibilità sono tantissime. Io oggi realizzerò con voi degli orecchini, quindi andrò a creare la mia iniziale in resina e poi l'andremo anche a montare su un paio di orecchini insieme ad altre due letterine, la S per mia sorella, che metterò in un altro paio. Quindi vi do delle idee anche su come realizzare un prodotto finito. Ok, quello che dobbiamo fare è appunto munirci naturalmente di guanti, di mascherina, di protezioni varie, mi raccomando, e iniziamo con la nostra resina. Io darò un primo strato trasparente in modo che poi dopo posso andare a stratificare le altre decorazioni. Quindi, primo step, versiamo la resina in un contenitore dove poi mischieremo anche i colori, e con uno strumento come ad esempio questo qui, che ha la punta in gomma, in silicone, ma potete farlo anche con uno stuzzicadenti, vado a posizionare la resina nella mia letterina. Ok, una volta fatto il nostro primo strato, andiamo con le decorazioni. Io utilizzerò queste pagliuzze iridescenti sui toni del blu-viola. In questo modo vado a creare già delle decorazioni all'interno solo sulla parte bassa, così da avere, diciamo, una sorta di sfumatura dal basso. Bisogna selezionare queste pagliuzze una alla volta perché appunto dobbiamo assicurarci che la dimensione sia adatta per stare all'interno della letterina, che è già molto molto piccola, come vedete. Non riempio troppo la decorazione perché devo fare altri strati, ma vado a dare una prima cottura. Lo faccio sotto la lampada UV. Io utilizzo quella dei timbri della Stamp Maker perché è molto molto potente. Se utilizzate una normale lampada, come ad esempio quella per il gel della Nail Art, andate a passarla sotto per 3-4 minuti. Intanto che i nostri orecchini stanno andando a indurirsi sotto la lampada, andiamo a creare il mix per il prossimo strato. Io andrò a utilizzare due colori, questi qua sono colori per resina UV e resina epossidica e sono a base di alcol. Mischierò il bianco e il viola per ottenere un bel lilla. Chiaramente li mischio insieme anche a un pochino di resina. Aggiungo anche un pochino di pigmento bianco perlato. Ora, recuperato il nostro primo strato, che adesso è duro, andiamo con il secondo. Prima di farlo, vado a utilizzare queste pietrine qui. In realtà si tratta di pigmenti per embossing, ma come vedete io poi li uso in tanti altri modi e vado a metterne un pochino sparsi in tutta la forma. E poi finalmente possiamo andare con il nostro ultimo strato di viola. Perfetto, possiamo andare a fare la seconda cottura sempre sotto la lampada UV.
Ed eccoci qua, una volta terminata anche la seconda cottura, andiamo a rimuovere le letterine dallo stampo, così intanto vediamo un po' di sbirciare come sono venute, direi molto molto carine. Adesso le andiamo a ripulire un pochino con la resina UV. Le parti sono molto morbide, quindi dovreste riuscire tranquillamente con uno strumento qualsiasi, basta che abbia insomma una forma come ad esempio questa un po' piatta, e andiamo a togliere tutte le parti dove abbiamo un pochino sbordato. E ripeto, si fa molto molto facilmente, sono tutte molto morbide le parti, quindi ancora si possono togliere. Ok, non ci rimane che dare l'ultimo passaggio di resina, perché è sempre meglio, anche se non abbiamo residui, comunque per rendere tutto un pochino più bombato, un pochino più luminoso e risaltare anche i colori all'interno delle nostre creazioni, dare un'ultima mano di resina. Lo faccio sia dalla parte davanti sia dietro, quindi faccio due passate di resina mettendo sempre tutto sotto la lampada. Ho appena tirato fuori le mie letterine dalla lampada e vi chiederete come mai sono in acqua. Vi sto per dare un suggerimento super. Se vedete che le vostre creazioni in resina, soprattutto UV, rimangono appiccicose al tatto quando le tirate fuori, anche se sono state tanto sotto la lampada, le avete lasciate tanti minuti anche al sole, eccetera, adottate questo trucchetto: le mettete in acqua e all'interno della lampada. Io solitamente metto 4 minuti e quando li tirerete fuori saranno perfettamente lisci senza alcuna traccia di appiccicoso. Questo è un trucchetto fantastico e vi risolverà tantissime problematiche legate appunto alla resina che rimane un po' appiccicosa. Adesso vado ad asciugare le mie letterine così andiamo a montarle sui nostri orecchini. Procediamo a realizzare il foro, perché chiaramente dovremo attaccare un gancetto per i nostri orecchini. Lo facciamo con un mini trapanino come questo manuale, andando piano piano a forare la resina, magari in un punto dove strutturalmente non ci potranno essere problemi. Ad esempio, non andremo a farlo qua dove c'è la prima stanghetta, ma magari lo facciamo qui dove invece come lunghezza possiamo andare più in fondo. E poi utilizzeremo dei gancetti da mettere all'interno, ma procediamo a fare prima i fori. Ok, adesso per appendere i nostri pendenti, quindi montarli effettivamente su degli orecchini, avremo bisogno di gancetti come questi che andremo proprio a infilare nel foro che abbiamo appena fatto con il mini trapanino. Io ne prendo 4 perché ho anche un altro paio di orecchini da montare, quindi con un paio di pinze lo andiamo a fare. Se volete potete anche applicare della resina UV e andare poi ulteriormente a cuocere anche questa parte così che possa risultare bella ferma. Quindi ci aiutiamo con un paio di pinze e applichiamo i nostri gancetti, che comunque come vedete sono belli aderenti. Se realizziamo un foro non troppo largo, quindi dell'esatta misura, vedete che sarà possibile applicare il gancetto e avrete la certezza che di sicuro non si andrà a togliere. Quindi allo stesso modo procediamo con gli altri orecchini. Okay.
Ok, adesso sta tutta la nostra fantasia, quindi ci muniamo di vari pezzi e andiamo a completare i nostri orecchini. Ed eccoli qua, questo è il risultato dopo averli montati e poi messi anche nei loro cartoncini personalizzati del mio shop. Anche su questi trovate il tutorial qua sul canale se volete realizzare i vostri. Questi sono quelli con la mia iniziale e poi ci sono questi qua che invece saranno un regalo. Io li trovo veramente adorabili, potete fare veramente tantissime cose con queste letterine e questa è anche un'ottima idea di business se per caso vi occupate di resina e volete creare delle cose personalizzate come queste. Quindi io vi ringrazio per essere stati qua con me, mi raccomando mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!